edizione 2023 della finale regionale Emilia-Romagna del premio Cambiamenti, davvero una finale di grandissima qualità, un premio che è stato istituito a livello nazionale in occasione del 70° anniversario della nascita di CNA, per dimostrare come CNA sia un'associazione con tanto passato alle spalle ma che guarda al futuro. Sicuramente investire su giovani imprese, su start-up, sull'innovazione sono elementi che servono al rinnovamento dell'economia di questo paese e a garantirci la competitività da un punto di vista economico. CNA quindi ha deciso di investire in questo modo su questo premio, affiancandosi a partner che ci garantiscono insomma premi importanti e anche di riuscire in un qualche modo a portare le imprese che premiamo a contatto col mercato. Le quattro finaliste premiate che andranno in finale nazionale a Roma il 15 dicembre portano con loro traiettorie di sostenibilità, di digitalizzazione, di grande innovazione tecnologica. Quindi start-up, aziende, giovani, innovative, pronte ad entrare in filiera con i distretti produttivi del nostro territorio per aumentarne la competitività. Il premio Cambiamenti è un premio, quindi un evento per la CNA Emilia-Romagna, ma per tutto il sistema CNA molto importante. Importante perché vogliamo andare a scoprire e dare fiducia a quelle imprese giovani e quei giovani talenti che un domani saranno i capitani delle nostre imprese. Dobbiamo avere il coraggio e l'ambizione di cercare veramente il meglio in mezzo ai giovani che stanno sicuramente elaborando e sperimentando idee e percorsi nuovi del loro futuro. Quindi per noi è una cosa strategica, noi come CNA Emilia-Romagna, ma come ripeto tutto il sistema CNA ci crede fortemente, soprattutto sui giovani, perché i giovani saranno il nostro futuro, saranno quelli che porteranno avanti le nostre imprese. E cioè creeranno quel lavoro e quelle capacità lavorative che il nostro paese ha bisogno. L'obiettivo è quindi creare e dare veramente una forza e quindi consolidare un network tale per cui queste nuove imprese, questi nuovi giovani abbiano un supporto a 360 gradi in tutti i campi, sia dal campo diciamo così della formazione ma anche nel campo della consulenza e soprattutto nel campo degli investimenti. Questo per noi sarà un punto fondamentale nel nostro piano strategico regionale, ne abbiamo ben specificato, per noi è veramente il nostro capitale futuro, quindi il nostro patrimonio che dobbiamo prima di tutto preservare, ma al tempo stesso dobbiamo veramente avere il coraggio di investirci veramente tanto perché loro saranno il nostro futuro. Siamo qui a Bologna per la 7ª edizione del Premio Cambiamenti, un premio importante per tutte le giovani imprese, infatti insomma, uno dei requisiti quest'anno era che l'impresa fosse nata a partire dal 1 gennaio del 2019, è un premio che è nato come idea dal Gruppo Nazionale dei Giovani Imprenditori alcuni anni fa, poi dopo è diventato ovviamente un premio nazionale, oggi decreteremo quali sono le quattro finaliste dell'Emilia-Romagna che poi dopo andranno alla fase finale a Roma il 15 dicembre, quindi insomma siamo contenti di essere qua e sarà sicuramente una bella giornata per tutti. L'intervento di oggi parla di una categoria di imprese che io chiamo startup plug-in. Perché plug-in? Perché si inseriscono con soluzioni innovative, tecnologiche e business model di nuovo conio in un contesto o in più contesti industriali che invece hanno una storia pregressa molto importante. Quindi attraverso lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche vanno a aggiornare, rinnovare dei tessuti industriali che invece portano con sé una storia pluridecennale. Sto girando in queste settimane l'Italia cercando delle startup plug-in interessanti e a Prato mi hanno detto ogni distretto italiano è in potenza una Silicon Valley. Perché questo? Perché offre una serie di asset che possono supportare la nascita e crescita di startup ad alto contenuto tecnologico ma che insistono anche su un territorio industriale ben definito. E quindi se noi pensiamo che la geografia dei distretti italiani è una geografia di provincia e se facciamo un passo in avanti pensando alle startup plug-in come elemento di aggiornamento dei distretti industriali, beh, non è difficile capire come startup plug-in che aggiornano i distretti va da sé
avere un impatto molto importante anche sull'upgrading economico delle province industriali italiane. Le startup plug-in invece nascono e crescono in continuità con delle specializzazioni industriali che hanno una caratterizzazione geografica molto precisa e quindi offrono sì soluzioni innovative, ma soluzioni innovative che vengono appunto plug-in all'interno di contesti industriali maturi che hanno bisogno di un rinnovamento o di aggiungere banalmente una cifra di tecnologia o di digitale che oggi non è ancora diciamo pervasivamente presente. Le startup plug-in non sono tutte per forza concentrate sul ESG, alcune di queste sì, sono però startup innovative, dunque hanno tipicamente all'interno del proprio prodotto, delle proprie soluzioni, una cifra di tecnologia o di digitale molto importante, soprattutto, questo è l'aspetto interessante, aggiungono valore, creano soluzioni innovative per contesti industriali che internamente non sono riusciti fino a questo momento a progredire in termini di upgrading tecnologico. Dunque, se l'upgrading tecnologico non lo faccio dall'interno attraverso le imprese esistenti che crescono, si sviluppano, posso pensare di farlo attraverso la creazione di nuove imprese, startup, che iniettano nel territorio nuove competenze, magari anche di carattere ESG, ma non soltanto legati al mondo della sostenibilità. Sono molto contento di essere qua per poter portare la mia piccola esperienza ai ragazzi che stanno facendo il percorso che io ho fatto l'anno scorso. Il mio percorso si è fermato a Roma perché non abbiamo vinto, ma a Roma ci siamo arrivati e quindi bene così. Ciclando è una startup che si occupa di cicloturismo. Il nostro obiettivo è rendere facile e veloce la prenotazione di un viaggio in bicicletta in tutta Europa. Ai 4 finalisti di questa edizione consiglierei di parlare con più persone possibile, di raccontarsi il più velocemente possibile e di pitchare a qualunque persona incontrano in modo da trasmettere con i numeri e la passione quello che fanno e i risultati che hanno ottenuto e quelli che raggiungeranno. Bicicletta è passione, quindi attenzione ai numeri, attenzione alle metriche, ma tanta passione, sì. Novac è nata nel 2020 e lavoriamo su supercap modellabili. Il nostro scopo quindi è sviluppare questi dispositivi che accumulano energia, un po' diversi dalle batterie, ma sono dei dispositivi solitamente ingombranti. La nostra innovazione è spalmarli per integrarli nella struttura dei veicoli elettrici o dei satelliti, quindi riduciamo il loro ingombro spalmandoli direttamente nella struttura. Abbiamo già un prototipo realizzato in collaborazione con Dallara per il motorsport, ma le nostre applicazioni vanno appunto dall'automotive alla smart mobility e anche all'aerospace. E questo premio per noi ci dà l'opportunità di andare a Roma, che è un evento a livello nazionale, quindi siamo partiti da Modena, adesso Bologna, ed è una grande soddisfazione uscire, diciamo, dall'Emilia Romagna, che è un territorio già di per sé molto competitivo, e l'opportunità di confrontarsi su scala nazionale con le altre startup e allargare il nostro network è sicuramente per noi un'opportunità molto grande. Sicuramente il lavoro dello startupper, quindi poi dell'amministratore delegato, anche se di una, diciamo, azienda piccola, è un supporto, una formazione nelle prime fasi, perché non c'è tirocinio per un'attività del genere, quindi bisogna cercare di fare le cose giuste il prima possibile, ridurre gli errori che comunque ci saranno e saranno un'opportunità per sbagliare, però sicuramente fornire dell'assistenza, del supporto, del mentorship è molto utile secondo me. Sono Adriano Cordisco, CEO e cofondatore di ReFuel Solutions, startup che si occupa di creare tecnologie per convertire mezzi che oggi circolano con gasolio fossile a 100% biodiesel in purezza. Questo ha delle implicazioni in materia di sostenibilità ambientale, perché il biodiesel riesce ad abbattere del 90% la CO2 e del 60% le emissioni tossiche di particolato, ma anche garantisce a tutte le aziende, piccole e medie imprese che non hanno la leva finanziaria di rinnovare il proprio parco mezzi, una conversione e quindi un approccio alla sostenibilità ambientale graduale e più misurato, diciamo, alle loro esigenze. Questo fa ReFuel Solutions in una maniera del tutto innovativa per quanto riguarda la mobilità, che storicamente è associata a una sostituzione continua di veicoli. Ma sicuramente è molto interessante riuscire a portare ancora una volta la nostra tecnologia su un palco nazionale
anche vista la, diciamo, la spinta dell'area di governo sul tema dei biocarburanti nella discussione europea, quindi diciamo che ci sentiamo molto in linea con quello che sta accadendo e di conseguenza, perché no, far conoscere ancora di più questa voce che parte dalla Motor Valley ma vuole arrivare all'Europa e al mondo in generale. Sono Fabio Golini, co-founder di TruScreen. TruScreen è la prima soluzione di cyber security capace di garantire l'autenticità e l'immodificabilità di qualunque contenuto multimediale in un mondo dove sappiamo che foto, video, registrazioni audio, screenshot sono troppo facili da modificare e di conseguenza noi ristabiliamo questa fiducia utilizzando la nostra tecnologia brevettata e unica al mondo. Siamo super contenti di aver fatto parte di questo percorso con CNA e molto soddisfatti anche del risultato finale di poter andare a Roma a rappresentare di fatto quello che facciamo insieme ad altre aziende che sono comunque fantastiche, quindi siamo super orgogliosi di aver fatto parte di un percorso di questo tipo e poi vedremo cosa ci riserverà il futuro. Siamo ad Aptronics e facciamo questa tecnologia a film sottile che viene messa sulle mani dei robot o sulle macchine automatiche che devono spostare gli oggetti e per renderle più versatili a proprio movimentarle qualsiasi oggetto in qualsiasi contesto. Questa interfaccia che creiamo è un film sottile che è capace di fare l'elettroadesione, che è un fenomeno fisico che permette di creare forze adesive davvero molto elevate a livello di forza. Pensate che con due patch grandi con una carta di credito solleviamo diversi chilogrammi e oggi è stata una giornata fortunata perché abbiamo presentato la nostra startup e andremo in finale a Roma a presentare la nostra tecnologia e la nostra realtà imprenditoriale.